Benvenuti in questo video, vediamo come creare un video di Natale con effetti, transizioni, animazioni e titoli a tema. Quindi seguite fino alla fine. All'interno di Filmora ci sono già una serie di titoli, animazioni, transizioni ed effetti pronti. Se però vogliamo creare degli effetti particolari a tema, possiamo andare su Film Stock, che è appunto la libreria di video, effetti, audio, immagini, sempre di Wondershare, e possiamo cercare gli effetti. Ci sono anche dei pacchetti che racchiudono tutta una serie di effetti pronti da utilizzare direttamente all'interno del software. Per esempio, se noi cerchiamo Natale, vedete che ci sono tutta una serie di effetti o pacchetti già pronti. Clicchiamo su Scarica ora e dopo un breve caricamento, se abbiamo già Filmora installato, vedete che alla fine del download il pacchetto viene installato in maniera automatica e quindi ritroveremo tutti questi elementi già all'interno del nostro progetto. Nel mio caso aggiungo un secondo pacchetto, è il pacchetto effetti vacanze invernali. Clicchiamo su scarica ed ecco che è stato già installato. A questo punto torniamo all'interno di Filmora e possiamo sfogliare le varie categorie e vedere se è stato effettivamente installato. Scorriamo in fondo Film Stock, ecco, vedete che all'interno degli elementi troviamo Winter Holidays Effect e Christmas Elements. La stessa cosa nella categoria effetti, nelle transizioni e anche nei titoli. A questo punto inseriamo i nostri filmati per eseguire il montaggio. Inseriamo anche una musica, ovviamente a tema, e anche in questo caso possiamo cercarla all'interno della libreria di Film Stock. Una volta inserita la canzone, possiamo usare una funzionalità che ci aiuterà nel montaggio. Infatti, cliccando col tasto destro sulla traccia musicale, possiamo attivare la funzione rilevazione beat, che dopo un breve calcolo ci aiuterà a individuare il tempo e quindi il ritmo della canzone. Inserendo ora la canzone all'interno della nostra timeline, vedremo questi marker che ci indicano il ritmo e questo ci garantirà di fare un montaggio a tempo in maniera rapida. Andiamo a inserire i filmati. Ora che abbiamo il montaggio di base, iniziamo inserendo un po' di effetti. Partiamo dagli elementi. Andiamo nella nostra collezione che abbiamo scaricato e vedete che ci sono tantissimi elementi animati che possiamo utilizzare. Ci sono addirittura delle titolazioni già pronte. Cliccando due volte possiamo ovviamente modificare le dimensioni. Guardiamo che cosa c'è invece negli effetti. Vedete che in questo caso abbiamo tutta un'altra serie di elementi che possiamo sovrapporre all'immagine. Per esempio questo effetto di nevicata che possiamo aggiungere a un'immagine. Abbiamo anche delle transizioni a tema. Ovviamente i titoli sono modificabili e personalizzabili. In questo caso voglio che il titolo in realtà lasci vedere l'immagine che ho messo sotto. Quindi posso cliccare due volte sul titolo, andare in video e in composizione andare a vedere gli effetti di fusione. Ad esempio mettendo schiarisci, il nero viene appunto sostituito e abbiamo un effetto di trasparenza. Adesso possiamo andare a inserire invece degli elementi per fare un effetto particolare, quindi per esempio mettere alcuni di questi elementi animati e fare in modo che rimangano collegati al soggetto. Per esempio in questo caso possiamo tracciare il movimento dell'albero in modo che la campana sembri appunto collegata all'albero che c'è in scena. Ci basta tornare nel punto in cui vogliamo iniziare a tracciare, selezionare il nostro blocco video, attivare il monitoraggio movimento, decidere qual è il punto, prendiamo un punto qui vicino, dopodiché clicchiamo sul monitoraggio movimento. Gli diamo come elemento da seguire il Christmas Element 1. Ed ecco, vedete che la grafica è rimasta, per così dire, incollata all'albero, cosa che invece non ha fatto questa grafica perché effettivamente non gli abbiamo dato questa opzione. La possiamo spostare di qui.
e possiamo continuare a inserire tutti gli effetti che vogliamo per creare il nostro video natalizio. Possiamo inserire delle transizioni per far andare via in maniera più morbida le grafiche che non hanno un'animazione in uscita. Quando siamo pronti possiamo esportare il nostro filmato. Abbiamo visto quindi come creare velocemente un video natalizio inserendo grafiche animate, titolazioni, transizioni ed elementi in sovraimpressione. Se il video vi è piaciuto scrivetelo in descrizione e noi ci vediamo come al solito al prossimo video.